Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video un po' particolare perché vi spiegheremo il mio setup boschivo che uso sempre in boschivo. Iniziamo dalla prima cosa fondamentale che è la mimetica, come vedete. I pantaloni sono della marca TMC, mimetizzazione Woodland. Mimetica Combat, mentre la maglietta era esaurita, quindi ne ho presa una originale, mimetica inglese, però sempre ovviamente sfumatura Woodland. Il secondo capitolo, diciamo così, di questo video è l'abbigliamento tattico. Prima analizziamo questo corpetto tattico marca G-Tech. Se volete vedere la recensione di questo tattico, andate in descrizione, vi lasceremo il link. Poi, fondina nera in ABS, marca Phobos, usata anche dalle forze speciali. E cinturone molle, verde OD, Con annesse tasche, un con po' annesse diverse. tasche Utility, doppia e doppie portacaricatori. e una per il caricatore della Diciamo pistola. che andrebbe bene anche un cinturone normale, però quello utility è un po' più comodo, della Emerson. Il terzo capitolo di questo video recensione particolare sono le protezioni. Iniziamo da quelle fondamentali per gli occhi. Questi occhiali sono trasparenti, vengono da Airsoft Pink e se volete vedere l'unboxing dove appunto c'erano questi occhiali andate in descrizione e vi lasceremo il link. Sempre da Airsoft Pink viene questo passamontagna messo sotto l'elmetto e a Grazie. proposito di elmetto, questo elmetto è un Fast Helmet PJ della Emerson con annessa supporto per la GoPro, verde OD. Anche dagli strati di velcro per delle tasche proprio se necessarie con la patch delle diverse armi e infine meno importanti però molto necessari anch'essi sono i guanti. Questi sono Mechanics Impact, colorazione tan coyote più che tan, che è un tan un po' più scuro. E capitolo di questo video sono le armi necessarie ovviamente. Prima l'arma principale può essere un fucile d'assalto, un cecchino, una mitraglietta, ma nel caso di Sky è l'MK18 Mod 1 della Wartech. Lunghezza 7 pollici di RIS. Se volete vedere il video sia unboxing che recensione di questa fantastica replica andate in descrizione e come al solito troverete i link. La cinghia, anche se non è un'arma, è essenziale, soprattutto se ne hai due come nel suo caso che poi vedremo. Questa cinghia è colorazione verde OD della Royal con clip in plastica e moschettone in metallo. Utile se avete l'arma. Utile se avete l'arma secondaria, cioè necessaria se avete l'arma secondaria, utile se ne avete solo una. Questo fucile, come dico sempre, io e Colt sono i più comodi perché si possono usare dappertutto, si possono modificare come si vogliono, quindi. Ha quattro caricatori di tre tipi diversi. Allora il primo, l'originale, di 300 colpi, tramite originale Wartech, tramite rotella, che è di serie. Poi altri due, della Lonex, 360 colpi, tramite cordicella questa. E l'ultimo che usa raramente, magari in urbano, questo big caricatore da 950, No, 850. 850 colpi, anche questo ovviamente tramite cordicella. La GS. Della marca GS Tactica. A proposito di arma secondaria, è una cosa abbastanza facoltativa, però diciamo carina. La sua arma secondaria è questa fantastica Glock 17 marca UE, ovviamente funzionante a green gas.
Green Gas. Non c'era bisogno però. Green Gas. E una bella bestia. Con caricatore secondario. Con caricatore secondario. Ah, e se avete appunto l'arma secondaria e avete una pistola è consigliatissimo un caricatore secondario, anzi più di uno, perché è vero che ne hai, 20, hai 24 colpi, però fidatevi che viaggiano. L'ultimo capitolo di questo video è gli accessori tattici. Molto utile è una radiolina, questa non è Midland. Questa non è Midland, però non serve per forza una Midland che costa solo 80 euro. E questa qua è diciamo un prezzo contenuto ma abbastanza buona, riceve con un raggio di 2-3 km, 8 canali, 8 volumi, e bella questa. E poi come altro accessorio secondario, ma comunque che fa figo, sono le patch. Scusate se abbiamo dovuto ricorrere a mettere delle immagini, ma il video che avevamo fatto alle patch di Sky era uscito male per colpa dell'oscurità. Comunque non siamo stati così ignoranti, abbiamo messo le stesse patch che a Sky e ne abbiamo indicato anche il prezzo. Quindi se questo video vi è piaciuto facecelo capire con i like e se vi piacciono questo tipo di video ditecelo nei commenti che continueremo a farli. Bella!